Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora, volevo andare avanti col libro di Osho intitolato Meditazione per chi ha fretta alle radici della mindfulness e precisamente parlarvi del capitolo intitolato Non combattere la tua natura. Partiamo! Lo psicologo Hans Selye ha dedicato tutta la vita a studiare unicamente lo stress, giungendo ad alcune conclusioni davvero profonde. Una di queste è che lo stress non è sempre negativo e può essere usato in modi meravigliosi. Non è necessariamente un male. Se pensi che lo sia in ogni caso, ti sbagli. E questo ti creerà diversi problemi. Quello stesso stress può essere usato come un trampolino, diventando una forza creativa. Ma in genere ci viene insegnato che è una cosa negativa, per cui non appena siamo sottoposti a qualche tensione, ci spaventiamo e la paura non fa che accrescere il nostro stress, senza migliorare minimamente la situazione. Immagina, per esempio, di essere teso per un problema di tipo economico. Nel momento in cui ti accorgi che c'è dello stress, della tensione, cominci ad averne paura e ti dici: devo rilassarmi. Tuttavia, cercare di rilassarti non ti aiuterà, perché non puoi riuscirci. Sforzandoti di farlo, in realtà creerai un nuovo tipo di stress. Se, in presenza di una tensione, cerchi invano di rilassarti, stai semplicemente creando un nuovo problema, che si combinerà con il precedente. Se dentro di te c'è tensione, sfruttala come energia creativa. Innanzitutto accettala. Non è assolutamente necessario combatterla. Accettala come una cosa del tutto naturale. Ti sta semplicemente dicendo: ci sono dei problemi economici, c'è qualcosa che non va e questo potrebbe crearti danno. Lo stress indica semplicemente che il tuo corpo si sta preparando ad affrontare la situazione. Se cerchi di rilassarti o cominci a prendere analgesici e tranquillanti, ti opponi al tuo stesso corpo. Il corpo si sta preparando ad affrontare la situazione o la prova che ti trovi di fronte. Goditi questa sfida. Se ogni tanto di notte non riesci a dormire, non c'è bisogno di preoccuparsi. Usa l'energia che nasce dalla tensione. Cammina avanti e indietro, vai a correre o fai una lunga passeggiata. Decidi cosa fare, ascoltando il suggerimento della tua mente e, anziché cercare di dormire, che è impossibile, usa la situazione in modo creativo. La mente ti sta semplicemente dicendo che il corpo è pronto ad affrontare il problema, non è il momento di rilassarsi, per questo ci sarà tempo più tardi. Se infatti avrai vissuto la tua tensione in modo totale, il rilassamento accadrà da solo. Riuscirà ad arrivare fino a un certo punto, poi il corpo si rilasserà in modo automatico. Se insisti a rilassarti nel bel mezzo della situazione, creerai solo guai, perché in quel momento il corpo non può rilassarsi. Immagina che un atleta stia correndo per le Olimpiadi e si trovi ai blocchi di partenza, in attesa del segnale per scattare e iniziare a correre, veloce come il vento. In quel momento è sottoposta a uno stress tremendo e non è certo il caso di rilassarsi. Se prendesse dei tranquillanti non riuscirebbe più a correre. Se si rilassasse cercando di praticare la meditazione trascendentale, perderebbe di sicuro la gara. Deve piuttosto mettere a frutto lo stress. Dentro di lui la tensione sta salendo e si sta accumulando energia. La sua vitalità e il suo potenziale crescono sempre di più e in quel momento deve restare in quello spazio, usando la tensione come fonte di energia, come una sorta di carburante. Selye ha chiamato questo genere di stress eustress, un neologismo che ricorda il termine euforia. Questo genere di stress, infatti, è positivo. Quando l'atleta avrà terminato la corsa, si abbandonerà a un sonno profondo, perché il problema è risolto. E una volta scomparso il problema, la tensione svanisce da sola. Perciò,
Prova anche tu a fare la stessa cosa. Quando ti trovi in una situazione di stress, non perdere le staffe, non spaventarti. Immergiti nella tensione e usala per affrontare la sfida che hai di fronte. L'essere umano possiede un'energia straordinaria e più la usi, più ne avrai. Quando si crea una situazione stressante, combatti, tuffati al suo interno a capofitto e fai tutto il possibile. Lascia che accada, accettala e dalle il benvenuto. La tensione è positiva perché ti prepara a combattere. Quando avrai risolto il problema, scoprirai con sorpresa che arriverà un profondo rilassamento, che però non sarà frutto di un tuo sforzo. Può darsi che per 2 o 3 giorni tu non chiuda occhio, ma poi non riuscirai ad alzarti nemmeno dopo una dormita di 48 ore, ed è perfettamente naturale. Ci portiamo dietro una marea di convinzioni assurde, fra cui quella che una persona debba dormire 8 ore al giorno, quando in realtà dipende dalla situazione. Ci sono casi in cui non è necessario dormire. Se la tua casa andasse a fuoco, cercheresti forse di dormire? Sarebbe impossibile, ed è un bene che sia così. Altrimenti chi spegnerebbe le fiamme? Quando la casa sta bruciando, tutto il resto viene in secondo piano. Il tuo corpo è istantaneamente pronto a combattere l'incendio e non sente più il sonno. Quando il fuoco sarà domato e tutto sarà risolto, probabilmente dormirai per moltissime ore e a quel punto andrà benissimo. Non tutti, inoltre, hanno bisogno di dormire la stessa quantità di tempo. C'è chi riesce a vivere dormendo 2, 3, 4 o 5 ore al giorno e chi ha bisogno di dormire 6, 8, 10 o persino 12 ore. Le persone sono diverse. Non esiste alcuna regola fissa e ognuno sperimenta lo stress in maniera differente. Al mondo ci sono 2 tipologie di persone che potremmo definire cavalli da corsa e tartarughe. Chi appartiene al gruppo dei cavalli da corsa deve poter correre e affrontare le cose in velocità, altrimenti soffrirà di stress. Queste persone devono poter procedere al loro ritmo. Se dunque sei un cavallo da corsa, scordati del rilassamento e cose simili, perché queste cose si addicono alle tartarughe, ma non vanno bene per te. Se ti viene naturale, sii un cavallo da corsa e non pensare alle gioie delle tartarughe, perché non fanno al caso tuo. Tu provi gioia in modo diverso. Se una tartaruga cercasse di diventare un cavallo da corsa, si troverebbe nello stesso genere di guai. Perciò, accetta la tua natura. Se sei un combattente, un guerriero, significa che la tua gioia consiste precisamente nell'essere così. Non c'è alcun motivo di avere paura. Immergiti nella tua natura con tutto te stesso. Sii competitivo nel mondo degli affari e fai tutto ciò che desideri veramente fare, senza temere le conseguenze e accettando la tensione. Ciascuno di noi deve comprendere a quale tipologia appartiene, dopodiché non ci saranno più problemi e il suo cammino gli apparirà chiaro. Bene amici, e allora anche voi, vedete un po' di che tipo siete, tartarughe o cavalli da corsa? Non è un male né l'una né l'altra cosa. E per questo capitolo è tutto. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati all'uscita di ogni nuovo video sul canale. E mi raccomando, ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo al prossimo capitolo. Ciao!